Ciao, sono Paolo Cavagnini e come sempre ti do il benvenuto o il benvenuta sia sul mio canale che nel mio studio. Come immagino saprai, mi occupo di fotografia commerciale e di formazione, ovvero sia insegno a fotografi amatori e professionisti tecniche di scatto e tecniche di posa. Proprio ieri, qua nel mio studio, ho tenuto un one-to-one nel corso del quale abbiamo analizzato entrambi questi aspetti. Bene, oggi però ti voglio parlare di post-produzione. Nella fattispecie andrò a spiegarti come realizzare una color cinematografica all'interno dei tuoi scatti partendo proprio da un'immagine tratta da un film. Cioè, sarai tu a scegliere qualsiasi tipo di immagine ti piaccia e andrai a replicare, grazie a questa tecnica, quella color esattamente sulla tua fotografia. In più ti mostrerò anche come adattarla alla tua immagine. Qualche settimana fa ho chiesto al mio amico Gabriele di posare per me per realizzare proprio questo tutorial. Abbiamo fatto un bellissimo ritratto e da lì ho applicato una color presa da una scena del film Joker. Joker è un film straordinario, è un film pazzesco. Al di là del fatto che ti piaccia o non ti piaccia la trama, se ami la fotografia, merita assolutamente di essere visto perché ogni singolo frame di quel film è un capolavoro. Bene, detto questo, non mi resta che augurarti buona visione. Come sempre, ti invito a rimanere collegato con il canale. Segui anche le mie pagine social perché stanno arrivando molte novità e mi farebbe molto piacere sapere che cosa ne pensi. Ti ricordo inoltre che cliccando sul link che trovi in descrizione avrai la possibilità di avere un'ora di formazione one-to-one, sia dal vivo che in remoto, con me completamente gratis. È un piccolo regalo che ti voglio fare. Di nuovo, buona visione. A presto! Bene, ti presento il mio amico Gabriele. Come puoi vedere, io qua ho già operato alcune modifiche, le vediamo molto brevemente. Nelle prime correzioni ho semplicemente tolto alcuni capellini che mi davano fastidio, sistemato le occhiaie perché con questa luce sembrava molto più accentuata di quanto in realtà non fosse. E tolto questo piccolo, diciamo così, riflesso che viene dalla luce laterale e che mi dava un po' fastidio, mi distraeva leggermente. Quindi non ho fatto molto anche perché Gabriele è un ragazzo, prima di tutto, e la sua pelle non ha grosse problematiche, quindi non c'era bisogno di fare delle correzioni molto importanti. Sono poi passato a Dodge & Burn, dove ho fatto un lavoro più incisivo, di correzione sempre, non di trasformazione. Ho eliminato questa zona troppo chiara, ho ulteriormente ammorbidito le occhiaie modellando poi questa zona insieme alla guancia, allo zigomo in modo più preciso, e ho dato un po' di contouring al viso di Gabriele in modo tale che potesse prendere un po' di volume. L'immagine, la fotografia tende sempre un po' ad appiattire con questo piccolo contouring che abbiamo dato un po' di tridimensionalità. Ok, e perdonami, ho agito anche leggermente all'interno degli occhi, proprio una cosa molto minima per dargli quella piccola piccola pompatina di luce che di nuovo aumenta la tridimensionalità. Gli ultimi ritocchi li vedremo poi alla fine. Bene, l'immagine da quale andiamo a partire per estrapolare la nostra color è questa. Viene dal film Joker, è la scena dell'ascensore, è una delle scene più famose, è veramente un film pazzesco, mi sono proprio innamorato di questo capolavoro. Ho cercato tra le immagini che trovi nel web uno spezzone, un ritaglio che fosse già simile, diciamo così, alla composizione che ho utilizzato io nel fare il mio ritratto. La scena di per sé è molto più larga. Io ho preso questa proprio perché mi piace che sia un primo piano che si avvicina molto alla mia stessa composizione. Questo è un piccolo trucchetto che ti aiuterà quando replicherai questa tecnica sulle tue immagini. Perché ti aiuterà? Perché avendo due immagini, quella di partenza e quella di destinazione già simili, il tuo occhio riuscirà a riconoscere l'effetto della color applicata in maniera più precisa. Bene, bando alle ciance, partiamo. Ripeti passaggio dopo passaggio quello che sto per fare io. Non è importante che tu non conosca Photoshop alla perfezione perché ti basterà replicare esattamente quello che faccio io, almeno in questa fase. Ok, dal menu File selezioniamo Esporta e poi Salva per web.
Nelle versioni precedenti di Photoshop, salva per web, se non ricordo male, è un menu qua, dovrebbe essere più o meno in questa zona. Dovrebbe essere proprio una voce sua. Comunque, se non lo trovi in esporta, lo trovi qua. Di nuovo, salva per web, eccoci qua. Qui quello che dobbiamo fare è porre attenzione alla tavola colore. A noi servono dai 3 ai 5 colori. Poiché i colori qua sono comunque molto molto simili, direi che 3 sono più che sufficienti, ci evitano del lavoro in più e andiamo a prendere i 3 colori primari di questa immagine. Non salvare, clicca su questo simbolo delle 4 lineette, che è praticamente un menu, ok? E poi salva tavola colore. Scegli la destinazione in cui andare a salvare la tua tavola colore. Io creo una cartella, la chiamo Color Cine e la salvo qua. Qui, ok. Diamone anche il nome, perdonami, chiamiamola Joker, così non ci confondiamo. Salva, perfetto. Una volta fatto questo, qua possiamo annullare o chiudere perché non dobbiamo salvare nulla. E per il momento questa immagine la lasciamo qua. Torniamo a Gabriele e adesso quello che andremo a fare sarà richiamare la tavola colore all'interno dei nostri campioni colore, che se non hai nella tua barra di strumenti li puoi tranquillamente richiamare dal menu finestra, campione, dove è campioni, eccolo qui. Ti si aprirà questa pagina, questa ulteriore finestra di dialogo. E da qua, sempre dalle 4 lineette, clicchiamo e selezioniamo Importa campioni. Lui mi riconosce già questa cartella, quindi gli do Joker. Se non la dovessi aprire, basta semplicemente andare a cercarla in base al tuo sistema operativo. Se hai Windows, credo che potrebbe essere che nella cartella vai a selezionare, tu non troverai la tavola colore perché dovrai selezionare nel tipo di file appunto tavola colore. Ok? Quindi apri, lui dovrebbe averla posizionata in fondo, clicchiamo sulla cartellina e come puoi vedere qui abbiamo i nostri 3 colori. Ok? Benissimo. Passandoci sopra con il mouse appare in automatico la pipetta e possiamo già andare a lavorarli. Bene, quello che dobbiamo fare a questo punto è semplicemente aprire una mappa sfumatura. Clicchiamo due volte sulla banda luminosa e si apre l'editor della sfumatura. Il primo colore che abbiamo campionato, in realtà prima, per me ti facevo vedere come funzionava, quello che trovi qua è questo. Quello che ora rimane da fare è capire dove andare a posizionare questi punti, perché, ops, come puoi vedere, possono essere posizionati in punti diversi della nostra immagine. Benissimo, come capire dove metterlo precisamente? È molto semplice. Clicca due volte sul colore, o una volta. Ricordati questa percentuale, quella del brightness, ovvero sia della luminosità, 80% in questo caso. Selezioniamo 80 in posizione e lui andrà nella posizione perfetta e precisa. Perché? Perché questa linea rappresenta la luminosità dell'immagine da 0 al 100%, quindi dal nero chiuso al bianco aperto. Perfetto. Stessa cosa con questo punto. Colore, clicchiamo, campioniamo un altro colore, 40% di brightness, ok, 40%. Ci serve ora il terzo punto, questo verde più scuro, basta fare clic ovunque sotto la sfumatura, ti appare il simbolo della mano, fai un clic, ci clicchi sopra, colore, selezioniamo il verde più scuro, 19%. E qua scriveremo 19%. Ok? Ora cambiamo il metodo di diffusione del livello, da normale lo portiamo in luce soffusa. Ci sono immagini dove a volte funziona meglio tonalità, a volte funziona meglio colore, a volte sovrapponi. Fai i tuoi esperimenti. In questo caso ti posso assicurare che luce soffusa funziona molto bene, anche perché dà un bel contrasto, una bella profondità, un bel volume alla mia immagine. Guarda com'era prima, questo è normale, e guarda come diventa dopo. Ok?
Benissimo, lasciamo per il momento stare anche l'opacità del livello e passiamo al secondo passaggio, perché non è finita. Questo già comincia ad assomigliare a questo, ma c'è ancora qualcosa da rivedere. Quindi andiamo semplicemente adesso a caricare quelle che sono le tonalità di colore delle alte luci, delle ombre e dei mezzi toni di queste immagini. Come si fa? È facilissimo, non ti preoccupare. Di nuovo, segui le mie indicazioni e sarà molto molto facile. Ora facciamo Command su Mac o Control su Windows J, così duplichiamo il livello. Apriamo, perdonami, un livello vuoto con il pennello selezionato, opacità al 100%, flusso al 100%, durezza. Un po' più piccolo, durezza direi al 100% perché ci permette di essere più precisi, adesso capirai perché. E andiamo a selezionare il colore delle alte luci all'interno di queste immagini, delle ombre dei mezzi toni, prevalentemente dove non vado a cercarlo magari sullo sfondo, perché qua sull'immagine di Gabriele di sfondo non ne ho, qui io qua ho solamente il suo viso, quindi andrò a campionare le alte luci sul viso di Joker, non questa, questa è un'altra luce, ma questa è quella che mi interessa perché voglio il viso di Joker, quindi campiono. Sul livello vuoto tiro una bella riga e queste sono le mie alte luci. Stessa cosa per quanto riguarda gli scuri. Campiono magari proprio in questa zona dei capelli. Ok, sembra nero, ma in realtà non è proprio nero, ha un 7% di luminosità, poca roba, ma ce l'ha. Ok, quindi va tenuta in considerazione e andrò sempre sul mio livello vuoto a fare un altro tratto. In questo modo ho più o meno, in maniera precisa, estrapolato il colore delle alte luci e il colore delle basse luci, delle ombre. Come fare in mezzi toni? Selezioniamo il livello 1, dal menu Selezione, apriamo Intervallo Colori. Di default questo strumento si carica su colori campionati, quindi questa finestra dovresti trovarla in questo modo. Noi andiamo a selezionare mezzi toni. Ok, questa percentuale direi che va abbastanza bene. La tolleranza, se dovessi averla spostata, ti consiglio di portarla al 0%. In questo modo no, gli diciamo di non prendere in considerazione niente di più di quelli che sono i mezzi toni contenuti all'interno di questa area di colore, che è l'intervallo che andiamo a cercare. Magari cerchiamo di chiudere ancora un pochino, magari sulle parti esterne. Vorrei prendere il meno possibile questo, okay? E concentrarmi più sul viso, quindi così potrebbe andare. Le zone bianche sono quelle che prenderà in considerazione la nostra selezione, le zone nere quelle che va a eliminare, a non prendere in considerazione. Quindi 123-153 potrebbe essere una buona zona perché c'è tutto una parte di viso. Se io vado a vedere il viso, le zone direi che bene o male ricordano molto la tinta delle parti che va a prendere poi in considerazione sullo sfondo. Quindi mi piace, mi può andare bene. Vediamo magari di ridurre ancora un poco per non andare. Ok, così va bene. Abbiamo tolto ancora 10 punti. Perfetto, do ok e apparirà una selezione. Ok? Perfetto. Una volta fatto questo, quello che devo fare è questo, è un altro lavoro, andare a creare all'interno di queste selezioni quelli che sono i colori medi. Ovvero, io già gli ho detto di prendere i mezzi toni di queste immagini, quindi lui ha selezionato in un certo range di luminosità e di colore di questo, più che altro di luminosità di questa immagine, e ha creato queste formichine che girano sul viso e un po' sullo sfondo di Joker, e ha creato queste selezioni, queste aree. Ok? Benissimo, queste sono aree che hanno più o meno la stessa luminosità, però hanno delle differenze cromatiche particolari. Ad esempio, prendiamo questa parte dello sfondo con questa parte del viso, i colori sono un po' diversi. Per
Come posso a questo punto creare un unico colore prendendo in considerazione tutti i colori all'interno della nostra selezione? Molto molto semplice. Filtro, sfocatura, media. Ecco. Lui ha creato a questo punto un livello, un colore, il colore medio dentro quest'area, queste aree selezionate. Command Ctrl J, faccio un livello che contiene questo colore, ok? Lo campiono, riabilito il mio livello 2 che è quello dei colori campionati e faccio una passata. Perfetto. Ora abbiamo bassi toni, mezzi toni e alti toni. Command o Ctrl C su questo livello, lo copio, mi trasferisco su Gabriele, Command Ctrl V. Lo incollo, Command Ctrl T, lo posso allargare e spostare, T di Torino, ok? E direi che così ho margine di lavoro. Do ok, mi sposto su mappa sfumatura, apro un livello curve. Se c'è qualcosa che non ti è chiaro, se ti stai un po' perdendo, non ti preoccupare, i passaggi li puoi ripetere all'infinito, è stato di un video, quindi hai tutto il tempo del mondo, ma ti ricordo che all'interno della descrizione di questo video troverai comunque il link, perdonami, relativo all'ora gratuita che potremo fare insieme. Ok? Bene, tornando a noi, ora nel livello curve quello che dobbiamo fare è dire alle curve qual è il colore da prendere in considerazione per le luci, per le ombre e per i mezzi toni. Quello che Westcott mi scrive, elimina, non mi interessa. Quello che adesso è importante fare è questo passaggio qua. Partiamo dalle alte luci, quindi selezioniamo con due clic questa pipetta, perché se fai un clic solo, semplicemente la selezioni. Io invece voglio campionare, quindi due volte clic. Ora non lo fa perché ho già cliccato. Due volte clic, perfetto. Sto in questo momento facendo volontariamente un errore, così che se ti dovesse capitare sai cosa devi fare. Vado a campionare le mie alte luci, quelle sul livello che ho cercato io prima, che ho creato prima. E non succede niente. Clicco in mezzi toni, non succede niente. Clicco sul viso, non succede niente. Perché? Perché qua sulla curva io ho selezionato la maschera, devo selezionare il simbolo. Vedi che si sposta il quadrato, il rettangolo intorno al simbolo della maschera e al simbolo della curva? Benissimo, deve essere sul simbolo della curva. Di nuovo doppio clic sulla pipetta delle alte luci, campiono questa, vedi che ora cambia qualcosa, gli do ok e ora gli dico no, qua è importante non dire mai sì, di mettere no, vado a dire a Photoshop quali sono le mie alte luci e le vado a cercare all'interno della mia immagine, potrebbe essere questa zona. Potrebbe essere questa linea sul naso, questa linea luminosa, potrebbe essere questa zona della pelle. Direi che quella che mi piace di più è questa della fronte, perché rispetto a questa mi sembra forse leggermente meno tendente al bruciato. Quindi gli dico che le alte luci sono qua. Voilà, guarda come è cambiato. Passiamo ai neri, i mezzi toni ce li giochiamo dopo. Doppio clic. Ok, no, selezioniamo un punto di nero che potrebbe essere questo, perfetto. E ora i mezzi toni. I mezzi toni sono fantastici perché quello che dovremmo fare è cercare se ce l'abbiamo un colore grigio, quello che nella realtà sarebbe un grigio più o meno di sì, questo è proprio il grigio medio, ma possiamo poi andare anche a gestircelo. Ok, quindi campioniamo il nostro colore dei mezzi toni. Diamo ok, diamo no. Ora il grigio potrebbe essere la camicia di Gabriele, vediamo cosa succede. Mi piace sì e no. Andiamo in questo caso a vedere anche che cosa accade andando a cercare un punto di lumino che sia un po' a metà tra le alte luci, potrebbe essere questo, e le ombre, potrebbe essere questo. Quindi a metà questa zona, vediamo. Sì, mi piace un po' di più. Continuando a cliccare, come puoi vedere, lui continua a cambiare. Ok? Quindi direi che in questo caso specifico vado a creare un qualcosa di molto più omogeneo selezionando, cliccando in mezzo tono in quest'area. Ok?
Ok? Qui è troppo verde, lo riporto qua. Qui mi piace, di nuovo ho un po' di colore sul viso e va bene. Potevo anche lasciare questo e andare poi a fare altre operazioni, ma voglio renderti le cose più semplici. Fai dei test. Finché non molli questa pipetta, non succede niente, tu puoi campionare un numero infinito di volte e non succederà mai niente. Ok? Vedrai, o meglio, vedrai sempre la differenza, vedrai il risultato, ma potrai sempre tornare indietro. E siamo qua. Più o meno, ecco, direi che questo è il colore che potrebbe andare bene. Perfetto. Livello 7 a questo punto, che è quello dei, no, dei nostri colori campionati dall'altra immagine di Joker, lo possiamo eliminare. Andiamo a vedere che cosa abbiamo combinato. Questa è l'immagine di Joker, eliminiamo anche qua i livelli che non ci servono. Chiudiamo un po' il viso, l'inquadratura sul viso di Joker. Cerchiamo di capire se ci siamo avvicinati oppure no. Ovviamente sono due immagini diverse, hanno una luce diversa, hanno dei personaggi diversi. Joker ha la pelle bianca che riflette in un certo modo la luce, eccetera, eccetera. Quindi sono tante le variabili, ma la color di questa ora è molto vicina a questa, o meglio, la color di questa immagine di Gabriele è molto molto vicina a questa, anzi ti dirò, è praticamente identica. Se noi andiamo a prendere in considerazione anche le zone di alte luci e guardiamo le zone di alte luci dell'immagine, vediamo che la color è la stessa. Ripeto, questa è un'immagine diversa, quindi sono voluto partire da questo per arrivare a questo. Ok? Togliamo ancora una volta le parti, diciamo così, dello sfondo che magari ci possono distrarre un po' e vediamo che le nostre immagini sono cromaticamente molto simili. Ok? Perfetto. Salutiamo Joker e torniamo a noi. Cosa possiamo fare? Possiamo anche lasciarla così, l'immagine comunque ha un look cinematografico. Se dovessi accorgerti che nei neri hai perso molto dettaglio, quello che puoi fare molto semplicemente nel livello curve in RGB è alzare un poco questo cursore, vedi già come appaiono un po' più dettagli nelle zone di ombra. In questo caso direi che è inutile farlo perché ho una buona leggibilità nelle ombre che mi piace poter leggere. Quindi cosa faccio? Vado adesso a correggere l'immagine. Ovvero, più che correggere, la vado a portare là dove incontra il mio gusto. Come posso fare? Beh, anzitutto posso dire che secondo me questa immagine è troppo satura e ci sono delle zone di colore troppo piene, troppo diverse dal resto, quindi devo cercare di omogeneizzarle. Come posso farlo? Con un unico livello, molto 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 semplicemente. Diciamo che ora la parte dedicata a chi non conosce Photoshop è finita, adesso un minimo di conoscenza, di competenza sarebbe opportuno averla. Quindi di nuovo io ti invito a cliccare sul link per fissare la tua ora gratuita. Applichiamo un livello tonalità saturazione e con questo livello che cosa possiamo fare? Possiamo fare un sacco di cose. Possiamo abbassare o alzare la saturazione della nostra immagine, possiamo lavorare sulla sua luminosità, possiamo cambiare la tinta della nostra immagine. Ok, nel caso di andare ad approfondire tutte le varie possibilità di questo livello, che sono veramente tante e molto interessanti, ma semplicemente vado a fare le modifiche che ritengo opportune fare su queste immagini. Ad esempio, io qua vedo che in linea generale l'immagine, secondo me, è troppo satura, quindi cosa faccio? Abbasso la saturazione. Vediamo. Proviamo ancora un po'. Sì, direi che comincia a piacermi. Quello che adesso mi balza un po' agli occhi è ancora questa differenza cromatica. Non mi piace, vorrei un po' ridurla, un po' renderla più levigata, più simile, diciamo, al resto. Quindi seleziono la mano, vado a campionare il colore, qua mi dice che sono i gialli, quindi abbasserei un pochino la saturazione anche dei gialli, direi che può andare bene, non troppo, perché secondo me a occhio qui lavorano di più i rossi. Lui mi continua a selezionare i gialli,
ma secondo me, a occhio, fammi vedere se il mio occhio mi inganna. E infatti, io qua voglio lavorare sui rossi, quindi direi che potrei magari anche cambiare la tinta, la tonalità dei rossi, spostandomi un po' di qua. In questo modo, se vado verso sinistra diventa magenta, se vado verso destra diventa va al blu. Quindi da 0 vado ad uniformarmi al resto, potrebbe essere così, non va male. E di nuovo vediamo cosa succede, abbassarne un poco la saturazione. Appena appena, direi che così non c'è male. Perfetto, vediamo con un unico livello che cosa abbiamo fatto. Da questo, che può anche piacere, è un look, può piacere, ora è subentrato il mio gusto. Ho semplicemente prima ricreato la color di Joker e ora l'ho modificata, l'ho adattata a quello che è il mio gusto su questa immagine. Personalmente ritengo che questa immagine così funzioni molto 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 meglio. Ok? È un look cinematografico sicuramente, è un look che rispetta il tono tra il dark e il chiaro di questa immagine, questo Rembrandt fatto in maniera un po' spinta, forse se vogliamo, su questa alta luce, ma al tempo stesso è anche allineato allo sguardo di Gabriele, molto intenso, molto quasi da film crime, ok? Da Padrino, diciamo così, e quindi da questo ho preferito puntare a questo tipo di colorazione. Benissimo. Come puoi vedere, con tre semplici livelli abbiamo prima creato la color da questo. Ora l'immagine, questa è color normale, sembra molto strana vederla così. Abbiamo prima fatto questo, poi abbiamo fatto questo e poi abbiamo fatto questo. Ovviamente posso anche andare ad agire sulla mappa sfumatura, abbassarne un po' l'opacità. Si alza tantissimo, ok? Si apre tanto, troppo, mi piace al 100%. La preferisco così. Ok. Negli ultimi ritocchi, quello che ho fatto è andare a chiudere ulteriormente alcune zone e a dare un leggero dettaglio. Come puoi vedere, ho aumentato il senso di drammaticità di questa immagine, ok? Con una sorta di, possiamo chiamarla vignettatura, anche se non è una vera e propria vignettatura, ma è un modo per andare a portare concentrazione sul mio soggetto. E poi ho aumentato il dettaglio. L'immagine già di suo è molto nitida, ma vediamo l'occhio. Ok, vedi che diventa tutto estremamente molto molto nitido e inciso. Bene, come ho fatto non è il tema di questo tutorial, quello che mi interessava fare oggi era esattamente questo, passare da questo a questo. Bene, io spero che ti sia piaciuto, spero di averti fatto compagnia. Per qualsiasi domanda, come sempre, ti ripeto, mi puoi anche semplicemente inviare un'email, non è necessario che ti scriva al canale, non è necessario che ti iscriva all'ora gratuita, puoi semplicemente farmi un'email, lasciami un messaggio, un commento a questo video. Seguimi sui canali che poi troverai alla fine, ci sono tutti i nomi, ci saranno tante tante novità a breve, quindi mi raccomando, non perdiamoci di vista. Ti mando un grande abbraccio, alla prossima, ciao!